Buonasera a tutti gli spettatori di Media 3. Oggi siamo in compagnia del professore Roberto Vecchioni. Buonasera. Buonasera a te, buonasera a voi, ai vostri spettatori, al paese, a tutto. Grazie mille, grazie innanzitutto per averci ospitati prima del suo concerto qui a Montemiletto. Pensavamo poco prima dell'intervista che lei è un uomo del nord con il cuore a sud, è così? No, beh, in generale sono un uomo del sud perché vengo da due napoletani, quindi direi che sono emigrato con mio papà e mia mamma quando non ero ancora nato. Poi ho vissuto al nord, ma non c'è una grande differenza perché è più o meno uguale la cosa, è soltanto che sono stereotipi quelli che c'è calore da una parte e non ce n'è dall'altra, che non si lavora da una parte, sono tutte finzioni, tutte sciocchezze. L'Italia è bella tutta, meravigliosa tutta, è bella per i suoi giovani. Devo dire che al sud c'è qualche scintilla di intuizione di più. Beh, finalmente sono anni senza il pigna, come si fa a stare senza il pigna per anni? Non è possibile, non è possibile. E dagli, ci siamo. E sarà una bella sera perché non fa caldo, se Dio vuole, perché, prima cosa, perché è piena di ragazzi e donne, seconda cosa, ottima, direi ottima. E poi è piena, come sarà, di sogni, di speranze, di gioie, di tutte quelle cose che ci danno sentimento, che ci aiutano ad andare avanti. È pieno di mani nelle mani, come è giusto che sia. Ecco professore, io ricordavo un paio di anni fa un suo concerto a Lioni, sempre qui in Irpinia. Di fronte a lei c'erano gli operai della Irisbus che protestavano. Lei ha accolto uno di loro, una sua rappresentante, Rossella Jacobucci, sul palco e le ha dedicato una sua canzone, in particolare una frase di una sua canzone, per l'operaio che ha perso il suo lavoro. Vogliamo rinnovare quell'augurio. Queste persone sono ancora in grande difficoltà. Ma stasera lo ricanterò, ma il problema è un problema di un governo, di governi che si succedono a governi fasulli e inutili, di una schiavitù che abbiamo verso paesi occidentali troppo forte, verso questa globalizzazione serpentesca, anche questa schiavitù troppo forte. Guardiamo poco in casa nostra, ascoltiamo poco e diamo poco aiuto a chi ne avrebbe veramente bisogno, e purtroppo ci sono troppi furbi in Italia e i più furbi sono anche più ricchi. Professore, sono loro che stanno uccidendoci il pensiero? Sì, da un bel po', direi che molto, molto prima della canzone. È proprio un vezzo continuo in Italia, ma si vede che non riusciamo a prendere le redini di questa situazione, invece dovremmo prenderle, perché sarebbe ora che la gente per bene si risvegliasse. Non è nemmeno più questione tanto di sinistra o destra, che sono due flatus vocis ormai, vanno e vengono, ma è proprio di onestà di persona, è onestà di lavoro, è onestà di vita. Bisognerebbe cominciare a essere onesti. Tra il silenzio e il tuono difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo, chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Lei canta l'amore da 40 anni, com'è cambiato il modo di farlo da vorrei essere tua madre a chiamami ancora amore? Sembra che... Credo che sia sempre lo stesso, come lo faceva mio papà, lo faccio io, lo faceva mio nonno, quello è il tua nonna, tua mamma, si fa sempre. Lei ha trovato nuovi modi per cantare l'amore? Ci deve essere una compenetrazione spirituale molto forte con la tua donna, non puoi scherzare con l'amore, non è che tu l'amore lo dai al primo che arriva. L'amore è una cosa che finché dura deve essere solidale e fedele assolutamente. Poi può anche non durare, non è mica detto che uno deve stare tutta la vita con una persona, si può anche cambiare, ma in realtà è importante mettersi in due e sapere che quello è il destino che va avanti, mai andare da soli di fronte alla vita. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
professore, nelle sue canzoni si intuisce bene il suo essere docente, il suo essere musicista. Sono molto spesso citati grandi nomi della letteratura, da Pessoa, Alda Merini, perfino era Stefano Benni, è così? E a tanti, tantissimi, perché sono esempi che i ragazzi dovrebbero coltivare, sono esempi di vite illustri, di persone che hanno dato molto al mondo, soprattutto in sentimento. Io ho ricalcolato, rivisitato tutti quelli che hanno raccontato la loro esistenza, il loro dolore, la loro felicità, la loro appartenenza al sentimento, e ho tentato di riscriverli. Da pulirgli il culo, che la piantasse un po' di andarsene in giro. Avrei io come Biancaneve coi sette nani, noiosa come una canzone del Tintin Mani. In ultimo, lei ha scritto un manifesto per la nostra generazione che è Sogna ragazzo sogna. Quale messaggio intende lasciare ai giovani italiani e questa sera ai giovani irpini? Beh, cominciamo proprio con Sogna ragazzo sogna, perché è la pietra focale di tutto quanto il concerto. È direi la cosa più che in fin di tutti, dopo 400 canzoni, è quella che resta col messaggio definitivo, cioè mai, 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 mai abbattersi, sempre, sempre, sempre guardare avanti. Grazie mille professore, buon concerto. Grazie a voi, ciao. E non ti possono fare più niente, passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazzo sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazzo sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non mi conto più. Sogna ragazzo sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso della poesia, vuoi finirla tu? Sono anni senza Irpinia, come si fa a stare senza Irpinia per anni? Non è possibile, non è possibile. E dagli, ci siamo. E sarà una bella sera, perché non fa caldo, se Dio vuole, perché, prima cosa, perché è piena di ragazzi e donne, seconda cosa, ottima, direi ottima. Poi è piena, come sarà, di sogni, di speranze, di gioie, di tutte quelle cose che ci danno sentimento, che ci aiutano ad andare avanti. È pieno di mani nelle mani, come è giusto che sia, ho detto nelle mani. E ti terrò dove sarò o non sarò.
porterò. Fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole, sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, bocche aperte senza voce, negli occhi lo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Maria Teresa di Calcutta, dietro il microscopio di Maria Curie, la battaglia di Rosa Luxemburg. Come grande il mondo per le ragazze che vogliono dover andare a studiare. Bravo! Come grande il mondo per tutte le donne che ci insegnano a essere uomini. Bravo! Lavare e sperare. Mandi pace, mandi pace. Non era così. Vuol dire che a qualcuno possa dire, e questo lo dovessi mai fare, tu questo non me lo perdona. Non ti agitare che non serve a niente, e invece tu grida forte. Vita contro la morte.
scusa, scusa se ci vedremo poco. E non ti ho più vista piangere, non ti ho più vista ridere. Concedetevi prima di questa canzone, che non è nemmeno una canzone, un atto di fede, è tutto insieme, un atto di speranza ed è una...